Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo, grazie ai ragazzi della Dell, un interessante confronto. Abbiamo due stampanti. È un confronto un po' particolare, nonché diciamo abbastanza problematico logisticamente parlando. Quindi cercate di capire e cercate di venirmi incontro. Cercherò di fare quanto più possibile con la telecamera sul cavalletto. Se sarà necessario, passeremo eventualmente la telecamera in mano per cercare di capire meglio il loro funzionamento e come sono queste due stampanti. Intanto cominciamo a conoscerle. Abbiamo qua mia destra, abbiamo la più piccolina delle due, che è una Dell C1760NW, mentre invece dall'altra parte, quella più grossa, è una Dell C1765NFW. Perché questo confronto? Allora, sinceramente lo trovo piuttosto interessante. Le due stampanti, come potete notare, diciamo, dalla parte frontale, sono abbastanza simili. Si differenziano principalmente proprio per alcune funzionalità che andremo a vedere. Cominciamo col dire che sono entrambe dotate di funzionalità di rete wifi, quindi oltre alla porta sul retro, adesso vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, ve le faccio vedere con calma. Allora passiamo, ve lo faccio vedere dopo prendendo la telecamera in mano. Dunque, dicevo, oltre ad avere la classica porta di rete, la classica porta USB sul retro, entrambe hanno la comodissima funzione WiFi. Inoltre vi anticipo che se avete un dispositivo mobile, quindi anche Android, trovate l'applicazione dedicata della Dell per poter stampare direttamente dal vostro dispositivo. Su questo punto devo essere sincero, con questa non ho avuto nessun tipo di problema. Installata l'applicazione, trovata, configurata e fine del discorso. Con questa ho avuto qualche problema nel configurare l'app, nel senso che sul mio Galaxy Tab 2 non me la vede, però non posso imputare la colpa a completamente alla stampante, perché io ho un router un po' particolare che dà un po' di problemi e purtroppo potrebbe anche essere colpa del router. Quindi non voglio, purtroppo non ho avuto modo di indagare, perché non ho modo di fare un altro confronto, dovrei avere una terza stampante per rendermi conto da cosa possa dipendere. Comunque, dicevamo, funzionalità wifi. Cosa mi ha colpito? Allora, vi dico cosa mi ha colpito appena ho aperto la scatola. Appena ho aperto la scatola, prima di tutto la dotazione all'interno della scatola. Capite che fare un unboxing è veramente, veramente complicato, quindi ho sorvolato. All'interno della scatola, la Dell offre veramente tutto l'indispensabile per poterle utilizzare. Quindi, parliamo di cavo classico USB e di cavo di rete, se vogliamo collegarla con il classico hub di rete. Per questa, che a differenza di questa ha anche la funzionalità fax, può inviare e ricevere i fax, abbiamo anche il comodo cavetto telefonico per poterlo collegare direttamente alla nostra presa telefonica. Quindi la dotazione è assolutamente notevole. La maggior parte delle stampanti ormai non trova neanche il cavetto USB, quindi direi che la Dell si comporta più che bene da questo punto di vista. Tolgo un attimo i cavi che tanto non ci interessano più. Seconda cosa che mi ha colpito, e devo dire che è forse il punto veramente a favore di questi due prodotti, è la solidità. Non è la classica plastichina che tende a flettersi, ma è materiale veramente di prima qualità, al tatto dà una bella sensazione. Come stile riprendono al 100% i prodotti Dell, quindi diciamo che sono come li conosciamo. Ora proverei a farvele vedere. Capite bene che devo riuscire a capire dove sono, quindi
vediamo un attimino se riesco a mostrarvi tutto quello che mi interessa senza spostare la telecamera, se no vedremo di spostare la telecamera. Allora, intanto spengo un attimo la piccolina delle due, vorrei farvi vedere il retro, vediamo se ci riesco, ma direi di sì, forse senza fare troppi casini. Allora, comunque abbiamo classica lo spinotto per collegare l'alimentazione. Su questo lato abbiamo il foro per il classico blocco Kensington per poterlo legare a un tavolino, perché per non farcela portare via negli uffici, la porta di rete e la porta USB per poterla collegare al PC tramite USB. Cosa abbiamo poi sopra? Abbiamo, credo che forse si veda addirittura fin troppo bene per la luce, abbiamo il tastino Wi-Fi. Ovviamente ha la funzione WPS, quindi se avete un router basta cliccare, seguire le istruzioni e andare avanti. Una semplice tastiera a 4 bottoni più la conferma, il tasto menu e il tasto annulla. Ve le faccio vedere una per volta, poi facciamo una prova di stampa molto rapidamente. Abbiamo qui sopra lo scivolo per fermare i fogli una volta che vengono stampati. Qui sul frontale si apre e abbiamo il cassetto per infilare i fogli, in realtà doppio cassetto, perché si può infilare sia sotto che sopra. Adesso chiedo scusa, lo lasciamo un attimo così e poi vi faccio vedere perché. Poi cosa abbiamo ancora? Lateralmente sembra un pezzo unico, in realtà qua c'è il pulsante accensione e spegnimento, qui vanno le cartucce e qua c'è una grandissima sorpresa, perché la stampanti entrambe sono a colori, ma come potete vedere le cartucce hanno delle dimensioni veramente notevoli. Ora vediamo se riesco a tirare fuori una senza fare un disastro. Ok, sono cartucce che vanno ben oltre la classica dimensione a cui siamo abituati. Hanno un doppio serbatoio, hanno una funzione di pulizia delle testine molto avanzata. Che dire, inchiostro ce n'è. Inoltre, qua abbiamo la linguetta per la eventuale pulizia delle testine, cioè delle testine, scusate, del rullo dove passa la carta. E abbiamo sul retro sempre questo comodo sportello che si apre premendo il pulsante qua, che ci fa accedere al gruppo rulli. In questo modo, se avessimo dei problemi con la carta che rimane inceppata, basta alzare queste due linguette blu, viola, cosa sono, il rullo si libera e a quel punto possiamo sfilare la carta rimasta inceppata senza nessun tipo di problema. E questa direi che l'abbiamo vista. Ora passiamo un attimo all'altra, la scollego anche quella, così la vediamo meglio. Allora, l'altra, decisamente più grande, ha sul retro le stesse caratteristiche, quindi alimentazione, porta USB, porta di rete, in più ha qua l'ingresso per la rete telefonica, per l'utilizzo come fax e per poterci collegare anche un telefono se abbiamo una porta sola e lo vogliamo usare come bypass. Poi cosa abbiamo? Qui sul retro funziona uguale, quindi si apre e abbiamo la classica possibilità di sbloccare il foglio rimasto incastrato. Anche qua ci sono le due linguette da tirare su e il rullo si libera. Devo dire, veramente molto comodo. Sentite anche quando viene chiuso, il clack è veramente notevole, quindi fa capire già la robustezza e la qualità del prodotto. Sportello anteriore identico, veramente veramente identico, potete notare, uguale, doppio, con la slitta che va su e il divisore per i formati, i diversi formati della carta. Questa in più sul frontale qua ha anche una porta USB alla quale possiamo collegare una penna, una periferica se vogliamo alimentarla, non ha nessun tipo di problema. Sopra ha una superficie decisamente più complessa a livello di tasti, perché ovviamente deve integrare le funzioni fax. Se togliamo quello che è il tastierino numerico e la parte che serve per la gestione del fax, quindi la rubrica e quant'altro, non si discostano molto l'una dall'altra. Qui abbiamo il tastino, anche questo WPS per la connessione wifi, le funzioni di copia e scanner, però
ha un display decisamente più grande e forse meglio comprensibile. Ok, ora andiamo avanti, le vediamo un attimino da accese. Vi chiedo scusa, da accese le vediamo tra un secondo. Prima vi levo la parte burocratica, che però so che a molti di voi interessa, quindi preferisco farlo. E ovviamente, siccome sono tanti dati, mi sono preso due appunti. Allora, partiamo dalla più piccolina, quindi la C1760LW, dicevamo, ha come velocità di stampa, siamo 600x600 dpi come impostazione predefinita. Modalità, funziona sia in modalità monocromatica che a colori, fino a un, fino a 15 ppm in modalità monocromatica e fino a 12 ppm in modalità colori, formato A4. Velocità di stampa effettiva da dati Dell. Le dimensioni di questa, siamo a 394 di larghezza per 300 di profondità per 225 di altezza. Pesa non poco, però ripeto, la qualità è veramente ottima, 10,6 kg compresa di materiali di consumo, quindi di cartucce e quant'altro. Risoluzione, diciamo, 600x600 fino a una risoluzione massima di 1200 dpi. Il processore al suo interno, non so quanti interesseranno, ma io per dovere di cronaca ve lo dico, 384 MHz, una memoria standard di 128 MB di RAM e una memoria interna in solo lettura, quindi per i dati di sistema, 8 MB. Di cosa vi posso dire? Il vassoio che abbiamo visto prima, quindi la parte qua sotto, ha una capacità di 150 fogli più altri 10 fogli nel vassoio secondario e poi ha il vassoio di raccolta, quindi la parte qua in alto ci permette di poter archiviare e tenere comunque qua pronti all'uso fino a 100 fogli, quindi non siamo obbligati a prelevarlo immediatamente. Compatibilità praticamente totale, perché è compatibile con Windows 8, Windows 7, Vista 32, 64 bit, Home Basic e quant'altro, Windows Server, Windows XP, Windows 2003, Mac OS tutti, Android, iOS, ve l'ho detto, e direi che vi ho detto quello che vi dovevo dire. Materiali di consumo, vabbè, è dato all'incirca per stampare 700 pagine con le cartucce integrate, che voglio dire, buttiamole via, se, con le cartucce standard. Se usiamo quella ad alta capacità, si arriva addirittura a 2000 pagine in modalità monocromatica e 1400 pagine in modalità colori. Che vi devo dire, secondo me è eccezionale. Da quel lato lì, queste due stampanti sono eccezionali. Ah, forse mi sono dimenticato di farvelo vedere prima, comunque questa qua è uguale, da questo lato qua ha lo stesso tipo di cartucce giganti, come potete vedere, che basta fare un clic per tirarle fuori. Qua c'è sempre il sistema di pulizia, perfetto, mi pare che il più ve l'ho fatto vedere. Poi cosa abbiamo? Il tipo di stampe sorvoliamo, stampo ovviamente in tutti i modi, carta comune, copertina, carta patinata, etichette, busta, carta riciclata, una marea di formati che non vi sto qua a specificare, perché non, se vi interessano le specifiche andate sul sito della Dell, nel dettaglio le trovate comunque tutte senza troppi problemi. Direi che vi ho detto tutto, connessione di rete e quant'altro. Andiamo avanti, parliamo dell'altra stampante, quindi la nostra C1765NFW. Cosa vi posso dire di questa stampante? Partiamo sempre parlando di dati tecnici. Vediamo le dimensioni. Le dimensioni sono un 410 x 300
38 per 379. No, chiedo scusa. 379 di profondità per 338 di altezza. Vi chiedo scusa, ho fatto una piccola confusione. Peso, ovviamente essendo più grande, siamo nell'ordine dei 15,5 kg con i materiali di consumo integrati, risoluzione 600x600 fino a 1200 dpi come l'altra, velocità processore 295 MHz, 128 MB di RAM, 16 MB di ROM, chiedo scusa. Cassetto standard, 150 fogli, più il vassoio secondario 10 fogli, capacità di uscita che in questo caso è qua con la parte che può uscire per bloccare il foglio, abbiamo capacità di 100 fogli, può tenere fino a 100 fogli, stessa compatibilità con i sistemi operativi dell'altra, quindi tutti, nessuno escluso, è compatibile al 100% con tutti. Riconosce qualsiasi tipo di protocollo di sicurezza wifi, stampa come l'altra in carta comune, copertine e chi più ne ha più ne metta. Direi che anche su questa abbiamo visto il grosso che c'era da vedere. Ripeto, il resto poi se vi interessa potete semplicemente leggervelo sul sito Dell, dove trovate tutte le indicazioni. Io sorvolerei fino a questo punto. Ora vediamo, molto semplicemente ne accendiamo una e ne accendiamo due. Intanto ci metto un secondo. Allora vediamo un attimino se io riesco a questo punto a prendere in mano la telecamera, perché lo devo fare. Mi dispiace, lo so che vedrete traballare il tutto, però è così. Allora intanto ce l'andiamo a vedere da vicino, vedete? Spero che sì, so che capisco che la luce è un po' fastidiosa in questo momento. Comunque va bene, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa qua. Direi di no, perché abbiamo il problema della luminosità del display. Comunque su questa ci viene indicato il livello delle cartucce in questo momento e che è connessa tramite wifi. Su questa invece stessa cosa, ovviamente la grafica è un po' più ridotta, immagino che non si vedrà perché la luce del display non è, la luminosità del display non è regolabile, quindi non posso farvi vedere cosa c'è scritto. Comunque è scritto stampante pronta e due quadratini per indicarci il livello delle cartucce, anche questa il tastino per indicarci che è connessa tramite wifi. Ve le faccio vedere molto velocemente un po' da tutti i lati se riesco, vediamo, così avete la possibilità di capire bene quello che prima vi spiegavo a voce. Vedete le porte, ok, qui dietro abbiamo le feritorie e le feritoie per dissipare il calore. Andiamo avanti anche con questa. Intanto ripeto, potete vedere la qualità, questa qua con la funzione coppia si ha la possibilità di inserire il foglio direttamente qua sopra, passa qua dentro, adesso mi segnala che lo sportello è aperto, passa qua dentro e lo ritroviamo in uscita dal vassoio sottostante, quindi senza dover per forza aprire il vetro. Il vetro, come potete vedere, è il classico vetro, si orienta il foglio in questo angolo e da qua si può effettuare scansione o copie dirette del foglio. Io sinceramente apprezzo molto il fatto della copia da sopra, perché lavorando in parte in ufficio è molto più semplice, si mette il foglio, si preme ok e parte la copia. Adesso lo vediamo molto velocemente. Feritoia per dissipare il calore laterale, vedete le porte, direi che ve le ho mostrate in ogni dettaglio. Ora rimettiamo senza fare troppi danni la telecamera al suo posto, benissimo. Allora sposto un attimo qua, apriamo un attimo il cassetto. Io so che è complicata il confronto che vi vado a mostrare, però vediamo di farlo nel miglior modo possibile. Ovviamente essendo stampanti non posso esimermi da una prova di stampa, quindi allora vediamo un attimino. Adesso abbiamo messo la carta in una stampante, cominciamo da questa. Intanto una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, cioè mi sono dimenticato di dirvi, in realtà
quando vi parlavo di sistemi operativi li ho nominati tutti tranne quello che poi a me è più caro, che chi mi conosce lo sa, è Linux. Ok, non ha nessun tipo di problema, viene riconosciuta immediatamente, veramente istantanea la cosa, basta fare la ricerca tramite wifi e viene trovata. Ora facciamo una prova di stampa. La stampa l'ho inviata, adesso ovviamente dobbiamo aspettare i tempi del mio router che in questo momento ovviamente sta pensando ai fatti suoi. Vi dicevo, prova di stampa, eccola qua, abbiamo una immagine fotografata con il mio Note 2, stampata tramite il mio Note 2, quindi con la risoluzione della fotocamera del Note. Vedete la qualità della stampa, vediamo se riesco a farvela vedere. La carta è una carta di consumo da ufficio, quindi normalissima carta, sottilissima, bassissimo consumo, senza nessun pregio, ma con tantissimi difetti, ma nonostante tutto l'immagine è decisamente buona e definita. Credo che si riesca a vedere anche contro luce, che è difficile notare delle imperfezioni se non dovute alla carta. Di questa vi risparmio il fattore della stampa perché sono praticamente identiche. Se ci sono differenze, è possibile che siano dovute a livello dell'inchiostro. Andiamo a vedere molto rapidamente una copia dal vassoio superiore. Si fa partire la copia, ovviamente non è una fotocopiatrice pura, ma è, diciamo, fa la scansione dell'immagine, dopodiché fa la stampa, quindi ha bisogno di un attimo di tempo perché la stampa possa venire elaborata. Nel frattempo che lavora, vi do le ultime due cose, così abbiamo finito per quanto riguarda questo confronto. Vi ricordo che stiamo parlando di due stampanti della Dell, la C1765NFW, questa con la possibilità di essere utilizzata come fax, scanner e fotocopiatrice, quella un po' più piccolina C1760NW che fa solo ed esclusivamente da stampante. Ok, la copia è terminata, come potete vedere sono praticamente identiche, copia perfetta, credo che si apprezzi anche dalla videocamera. Dunque, cari amici tecnoscimmiati, direi che per questo confronto è tutto. Io devo dire che le ho provate un paio di settimane entrambe, mi sono trovato benissimo, non ho riscontrato nessun tipo di problema. Ripeto, ho solo avuto un problema con questa per la connessione con il wifi e l'applicazione Android, ma ripeto, è facile che sia un problema del mio router, quindi questione da verificare. Per il resto, entrambe dotate di wifi. Se avete un piccolo ufficio, quindi che non avete grosse pretese, che però volete avere una stampante che vi permette di fare tutto, fax, fotocopie, scansioni e quant'altro, e la possibilità di farle utilizzando il colore, ve la consiglio assolutamente questa C1765NFW, perché fa bene il suo mestiere. Adesso vi faccio ancora vedere, ecco, chiedo scusa che forse mi sono dimenticato, vediamo se riesco senza fare troppi danni. Volevo farvi vedere un attimino il menu. Sì, ci proviamo, aspettate, vediamo se riusciamo, se riesco. Ok, vedete, forse adesso si vede il livello di inchiostro delle cartucce, e poi forse se la tengo così riusciamo ad apprezzare anche un po' meglio il menu, che no, vabbè, è difficile farvelo vedere purtroppo per colpa della luminosità
del display. Comunque via, si capisce. Ok, forse ci siamo, vedete? Qua siamo nel menu scansione, si può scansionare ovviamente tramite USB collegando direttamente la penna alla porta dedicata sul frontale, oppure scansionare e inviare direttamente via mail, o scansionare e inviare su rete ad applicazione o quant'altro. Fax, abbiamo l'invio del fax, la possibilità della risoluzione, il tipo di originale, chiaroscuro e tutte le solite cose che siamo abituati. E per quanto riguarda la fotocopiatrice, abbiamo la fascicolatura, la risoluzione, il formato del documento. Sto tremando, lo so, ma sto tenendo la telecamera con una mano e intanto sto cercando di guardare cosa sto facendo. Comunque, nitidezza, esposizione automatica, immagini multiple, margine superiore, margine inferiore, colore e tutto il resto. Poi ovviamente abbiamo la possibilità di stampare da memoria USB, di controllare lo stato del lavoro o lo stato del sistema. Ok, proviamo a vedere se con la stessa inclinazione vi riesco a far vedere anche l'altra, anche se ha un display un po' particolare, è già inclinato il display, quindi sarà difficile andare a prendere. Niente, qua non ci riusciamo. Comunque, poco male, il menu è sicuramente più scarno, è un po' più magari complicato andarci a leggere, ma è tutto in italiano, quindi diciamo che il più è risolto in questo modo. Dunque, cari amici tecnoscimmiati, come vi dicevo, direi che per questo bellissimo confronto è tutto. Come già detto prima, ringrazio vivamente i ragazzi della Dell che mi hanno dato la possibilità di testare queste due stampanti e mi sono trovato davvero bene. Se avete domande o richieste, non fate altro che commentare l'articolo e come sempre, per quanto possibile, risponderò. Grazie, ciao dal vostro Alessandro!